tutti i cittadini di Montenero, ma non solo, delle zone limitrofe, vedo qualche collega con il quale ho avuto, non vedo Domenico Porfido, che saluto per un fatto personale, perché è stato mio collega negli anni del Consiglio regionale, tutti gli amici, gli amministratori in egual misura. E, ancora una volta spero che Costanzo e Elisabetta continuino con la stessa verba che hanno avuto durante la campagna elettorale e che hanno dimostrato in anni di amministrazione nei propri territori. Viva Montenegro di Bisaccia, per forza. Viva il Molise intero e viva i nostri due giovani parlamentari. Con un applauso fragoroso vi prego di accogliere prima Elisabetta per lo schema. Noi abbiamo detto che la squadra che vince non si cambia, questo era lo schema con cui siamo andati in campagna elettorale. Prima Elisabetta, prima l'onorevole Langellotto e poi il senatore della Porta. Buonasera a tutti, grazie per questo bellissimo incontro in questa sala consiliare. Siete tanti, io saluto e ringrazio tutti i sindaci del Basso Molise che sono presenti, ringrazio l'assessore Vallante per le parole che ha appena dedicato sia a me che a Costanzo, e ringrazio Franco, grazie per ciò che si è dedicato, buonasera a tutti, e grazie di cuore Costanzo, è stata una bellissima campagna elettorale che ci ha portato in tutti i comuni del Molise, perché questo, ecco, quello che a noi siamo molisani, quindi abbiamo a cuore assolutamente il nostro Molise che è piccolo ma deve essere unito. La nostra terra è una terra alla quale noi dedicheremo tutta la nostra attenzione. Io tra l'altro amo il Basso Molise, amo Termoli, nella quale sono cresciuta e ci vengo spesso durante le mie vacanze, e credo che sia una delle città più belle insieme a tante altre città del paesi del Basso Molise, comuni del Basso Molise, quindi noi abbiamo una risorsa importante e meravigliosa. È giusto quello che tu hai detto. Però io rimarco sempre le parole dell'unione e del fatto che noi dobbiamo lavorare assolutamente per la nostra terra. Dobbiamo lavorare per la nostra terra. Io sono di Isernia, sono amministratore comunale del comune di Isernia, capogruppo di Fratelli d'Italia al comune di Isernia. Come diceva l'assessore Vallante, non rinuncerò e non lascerò il mio ruolo, perché sono stata eletta dai cittadini di Isernia e i cittadini di Isernia devono sapere che la loro rappresentante, nonostante sia stata eletta alla Camera dei Deputati, sarà presente sul territorio. Ma io non sarò presente solo Isernia, noi saremo presenti su tutto il territorio molisano, su tutti i comuni molisani, avremo rapporti stretti con tutti gli amministratori, perché la politica si deve riappropriare, in questo periodo Giorgia Meloni, facendo candidare due rappresentanti del territorio, due amministratori comunali, deve riappropriarsi di quel rapporto stretto con la politica, con gli amministratori e con i cittadini, perché quello che noi dobbiamo fare è metterci al servizio delle persone, al servizio del territorio, al servizio del nostro Molise e di tutti i molisani. Ci sono stati dei parlamentari che non hanno avuto questo rapporto stretto con la propria terra, sono stati molto a Roma ma non erano presenti sul territorio, tanto da non poter rappresentare le istanze a Roma del territorio stesso. Noi questo non lo faremo. Ci siamo ripromessi durante la campagna elettorale, quando abbiamo girato tutti i comuni, ne sono tanti i comuni del Molise, purtroppo erano pochi giorni, quindi abbiamo cercato di girare quanti più comuni possibile, ma ci siamo ripromessi che noi ciclicamente, anche una volta al mese, saremo presenti sul territorio, ma lo faremo e ve lo dimostreremo con i fatti, perché è fondamentale che ci sia una stretta sinergia, una stretta collaborazione tra di noi, affinché possiamo veramente risolvere i tanti problemi che ci sono nel nostro Molise, perché a noi molisani e alla nostra terra non manca nulla. Noi abbiamo tanti giovani, questo l'abbiamo detto e lo continuerò a dire, che vanno via purtroppo dal Molise perché non hanno le possibilità di lavoro. Noi questa possibilità, i giovani molisani, perché abbiamo tante eccellenze, gliele dobbiamo dare e noi siamo qui per farlo. Ringraziamo Giorgia Meloni per averci dato la fiducia, ringraziamo voi per averci fatto realizzare questo sogno bellissimo che adesso deve essere concretizzato dalle nostre azioni, perché noi con forza e determinazione lo faremo, cercheremo, dovremo governare in un momento difficile, questo lo sappiamo. Però non ci manca la forza e non ci manca il coraggio di poterlo fare. Poi io e Costanzo siamo molto uniti, abbiamo la stessa comunione di intenti, quindi sono stata molto fortunata ad avere un compagno di viaggio che durante questa avventura insieme all'assessore Vallante ci ha
abbiamo rappresentato tutte le varie problematiche, abbiamo accolto le problematiche dei vari cittadini che ce le hanno rappresentate, insomma. E io vi ringrazio per averci dato fiducia, vi ringrazio per aver dato fiducia anche a me, che non sono del Basso Molise, però comunque sono molisana, e quindi per me è un grandissimo, credo che il Molise, lo ripeto, debba essere unito sempre di più, proprio perché siamo pochi, e credo che lo sport ci insegna che uniti si vince sempre. Viva Montenero, viva il Basso Molise, viva Termoli, viva tutti i comuni del nostro Molise, viva Fratelli d'Italia e grazie di tutto. Ringrazio voi, tutti quanti quelli che hanno creduto in questo progetto. Guardate, non è un caso che ci troviamo a Montenero di Bisaccia, perché la nostra campagna elettorale è cominciata a Montenero di Bisaccia. In quella riunione fatta al circolo, quando di fronte a me vedevo amici di vecchia data, vecchi ricordi, diciamo, di Alleanza Nazionale, dei tempi passati, che ci guardavano con occhi un po' sbigottiti, pensavano: ma questi due dovevano andare. In effetti abbiamo cominciato un percorso da Montenero di Bisaccia, era prima della fine del mese di agosto, la prima riunione da solo, e qui oggi torniamo con la prima riunione dopo elezione. Quindi pensate di Bisaccia, a me in particolare. Però un passaggio lo devo fare sulla territorialità, non perché non penserò al Molise, perché io penserò al Molise. Però il Basso Molise, con me è stato benevolo, è stato magnanimo. Per quel ragionamento che ci siamo fatti, e che diceva prima Quintino, io non lascerò la mia fascia tricolore, perché io ce l'ho stampata sulla pelle. E quelle battaglie che abbiamo fatto sulla sanità e su tante altre cose, le continueremo a fare insieme. E le continueremo a fare fino a quando l'anno prossimo saremo ancora insieme a combattere la stessa battaglia per noi e per il Molise, per questa terra che molto spesso viene dimenticata anche da Roma e che invece troverà in noi dei baluardi. Su questo non ci sono dubbi.
Noi abbiamo preso degli impegni in campagna elettorale, innanzitutto sulla sanità e sulla viabilità. Sono cose che porteremo a terra. Non so quanto tempo ci vorrà, ma ci metteremo a lavoro subito. Guarda, io ho avuto modo di, abbiamo avuto modo di interloquire con, sia con l'onorevole Cesare che con l'onorevole senatore Lodito. Sono due personaggi molto diversi tra loro. Cesare è ovviamente un pragmatico inquadrato nell'ambito politico, Lodito è un imprenditore di successo, ha 8.000 dipendenti. Però vi posso dire che in entrambi i casi ho trovato tanta responsabilità e tanto affetto per questa terra, che li ha accolti veramente nel migliore modo. Noi stiamo già parlando con loro, siamo stati già a Roma a pranzo con loro, per parlare di Molise. E davanti a me hanno fatto già delle telefonate, perché vogliono continuare su quella roba. Noi parleremo di modifica del decreto Balduzzi, parleremo di modifica del piano di commissariamento con i Sacchi, parleremo di quella benedetta strada che deve essere fatta per congiungere l'Adriatico al Tirreno, ma lo faremo veramente, noi non abbiamo detto a chiacchi, altrimenti saremmo noi di poco di cuore. E nella mia vita, la dignità viene prima di tutto. Noi saremo degni rappresentanti di questo territorio. E dico a voi sindaci, che noi siamo a corpo abbiamo sempre. Intanto perché continueremo a essere amministratori locali. Quindi di noi, voi potete dire sempre, noi siamo sempre a disposizione vostra. Abbiamo assunto degli impegni che porteremo a terra. Vogliamo essere un punto di riferimento per noi e per voi. Sui programmi è ovvio che noi veniamo in un'ottica, viviamo in un'ottica di centrodestra, è ovvio. Il programma del centrodestra è bello qualcosa. Non so se riusciremo a portarlo tutto quanto a terra. Ed è ovvio che noi dovremmo guardare anche all'aspetto nazionale, perché siamo parlamentari nazionali. Ma avremo sempre un occhio di loro che è il nostro. Questo che ci porterà anche l'anno prossimo a affrontare la sfida delle regionali insieme. Perché lì si gioca un'altra battaglia fondamentale che ci deve vedere uniti per raggiungere obiettivi importanti, perché oggi sapete che con la competenza tra Stato e Regioni delle prerogative delle materie vengono affidate allo Stato, alle regioni, è ovvio che avere un governo che ha una certa determinazione politica, fondamentale che quasi anche un governo della regione che abbia la stessa colorazione. Questo ci aiuterà per raggiungere gli obiettivi. I miei colleghi sindaci ovviamente sono persone che hanno diverse idealità, diversi principi, però sono stati uniti quando hanno dovuto capire da che parte sta. Questo per me è stato un grande segno di affetto. Questa cosa la porto sempre nel mio cuore. Io a Termoli, per dire agli altri comuni, ho avuto un risultato straordinario. Non posso certo dimenticarlo, non posso metterlo nel cassetto. Me lo impone il mio modo di essere. Quindi grazie a voi che avete voluto questo progetto. Cercheremo di non deludervi, Simona. Cercheremo di essere sul pezzo sempre con voi. Ci saranno dei momenti di difficoltà, ci saranno dei momenti di gioia, ma li affronteremo sempre con sorriso e sempre con passione in vita. Non vi abbandoneremo mai, anzi vi chiediamo di più, vi chiediamo di essere vicini a noi, perché noi da soli non andiamo da nessuna parte, abbiamo solo aperto una porta, ma oggi dobbiamo entrare in quell'edificio, ci dobbiamo entrare in tanti, perché da soli non andiamo appunto da nessuna parte. Ho detto più volte in campagna elettorale, quando chiudevo i miei interventi, che il 25 settembre non è un punto di arrivo. Il bello viene oggi, viene ora, è frangente, ne dobbiamo fare ancora tante. Il 25 settembre è stato un punto di partenza, o se volete un punto di ripartenza anche di questa terra. E quindi vorremmo che questa sfida la raccogliessimo insieme. Lo potremo fare se voi sarete con noi. Grazie. Qualche domanda, va bene? Chiunque vuole. No, vorrei dire io prima che finisce.
un altro dato che riguarda la città di Montenero di Bisaccia, che un ulteriore ringraziamento perché Montenero ha tributato oltre 500 referenti, sia me che Elisabetta, quindi grazie di cuore. Posso? Le voci sull'onorevole Lancellotta ministro, le confermate? C'è qualche fondo di verità? Sarebbe la prima volta un ministro donna in Molise? No, posso rispondere io, che qua siamo tutti superstiziosi. Aspettiamo perché dobbiamo. Però vorrei sentire loro. Un'altra cosa, quando vedremo, se Giorgia Meloni, come si dice, diventerà Presidente del Consiglio, quando vedremo un cambio di passo rispetto agli ultimi 10 anni che ci sono stati sempre governi tecnici? Ma già il fatto che sia un governo politico è già di per sé un cambio di fatto, cioè una maggioranza che è uscita dalle urne, che il fatto che non accadeva dai 10 anni, già questo di per sé è ipso facto un cambio di passo, quindi da questo punto di vista per me il cambiamento già c'è stato, l'hanno deciso gli elettori nelle urne. Piuttosto, sono piuttosto fiducioso invece del fatto che il governo, non appena insediato, farà subito dei provvedimenti a favore degli italiani, questo non ci sono dubbi. Ma lo farà un governo politico democraticamente eletto. Grazie.